ad un passo da una finale europea dei campioni. Per una delle due soltanto però ci sarà la gioia della finale di Parigi del 27 maggio, l'altra dovrà rinviare ancora l'emozione di un ritorno. Questo è il fascino della semifinale che Inter e Real disputano in due tempi, stasera a Milano, fra 14 giorni, il 22 aprile a Milano. L'Inter degli anni 80, di Ivano Efraizzoli, Bertellini, Proasca, Altobelli, il Real di Luis De Carlo, successore di Bernabeu, di Santillana, Juanito, Siliche, hanno a disposizione 180 minuti per stabilire una nuova superiorità che valga a ricordare quella alterna di 15 anni fa. Le squadre entrano in campo sotto la pioggia. Lo stadio non è completamente gremito perché alcuni lavori lo stanno riattando per i mondiali dell'estate prossima, del 1982. Su questo stadio infatti si disputerà la finale. Comunque sono 100.000 i presenti, l'incasso è di 680 milioni di pesetas, che al cambio attuale fanno 800 e passa milioni di lire. Ci avviciniamo all'incasso da un miliardo, che non è poi più tanto lontano. Il tempo è inclemente, la temperatura è mite, ma cade una pioggia insistente e il campo già è allentato. Le formazioni. L'Inter gioca nella formazione annunciata con Bordon, Canuti, Bergomi, Baresi, Mozzini, Bini, Caso, Proasca, Altobelli, Marini, Muraro. In panchina sono schierati Cipollini, Tempestilli, Pancheri, Pasinato e Ambu. In tribuna c'è Beccalossi, squalificato, che è venuto un po' a studiare i suoi avversari, perché nel ritorno insieme con Oriali, Bersellini vorrà schierarlo per ricostituire la formazione titolare. La formazione del Real Madrid, come di consueto, in completa tenuta bianca, e in porta Agustin. Il terzino destro con numero 2 Isidro, il terzino sinistro con il numero 3 Camacho, lo stopper con il numero 5 Sabido, il libero con il numero 10 Navajas. A centrocampo giocano mediano destro Angel con il numero 8, centromediano Stiliche con il numero 4, mediano sinistro Del Bosque con il numero 6. Le tre punte in attacco sono Juanito con il numero 7, Santillana con il numero 9, Pineda con il numero 11. Dirige la partita una terna arbitrale olandese. Il direttore di gara è il signor Korver. L'Inter gioca alla destra dei nostri teleschermi il primo tempo. Vedete un primo piano di Bini, il capitano ha provato anche stamane. Sandro Mazzola ha detto che può considerarsi in perfette condizioni fisiche, c'erano alcuni dubbi ancora su di lui. Vi ripeto quindi la formazione dell'Inter: Bordon, Canuti, Bergomi, Baresi, Mozzini, Bini, Caso, Proasca, Altobelli, Marini, Muraro. Il calcio d'inizio è dell'Inter, tutto è pronto. Ecco iniziata la semifinale della Coppa dei Campioni, partita di andata. La palla è a Muraro, il passaggio indietro a Baresi, ancora a Bini, e Bordon tocca il suo primo pallone. Naturalmente la tattica dell'Inter è chiara, cercherà di limitare i danni confidando nella partita di ritorno. Una partita di ritorno che potrà vederla nella formazione migliore, cioè anche con Oriali, oggi infortunato, e Beccalossi, oggi squalificato. Ecco il lancio di Stiliche verso il terzino destro Isidro. Il pallone è lungo, la palla è sul fondo. Vi ripeto, piove insistentemente. Muraro
Baresi, Caso, Proasca. Il fallo di Angel su Proasca, battuta la punizione. Caso. Il servizio per Marini non ha successo. Viene in avanti il Real. Angel. Stiliche adesso alla palla, già quasi in zona tiro. Si sono chiusi tutti i corridoi della difesa nerazzurra. Del Bosque, ecco il traversone di Del Bosque, Santigliana, di testa Santigliana, la palla ha sfiorato il palo della porta di Bordon, pericolo per l'Inter dopo due minuti. Un cross di Del Bosque e un colpo di testa di Santigliana, la palla ha sfiorato il palo. Ancora Del Bosque, rimbalza su di lui il rilancio di Baresi e la palla è preda di Bordon. Pini. Il Madrid sta giocando in 10 uomini. Non si avvede Pini, che alle sue spalle arriva Navajas, però il capitano riesce a rinviare, ma la palla è terminata in palo laterale. Invano il guardaline segnala la cosa all'arbitro. Camacho. Isidro. E fuori campo il Real Madrid gioca in 10 uomini. Si è ferito Isidro. Già sta scaldandosi Cortes ai bordi del campo. Vediamo se il Real, se Boskov effettua questo cambio. Pini credeva che si trattasse di un calcio di punizione, non è stato così, allora ha rimesso con le mani, poi c'è stato un fallo ai danni di Muraro, l'ha commesso Camacho e allora c'è il calcio di punizione in favore dell'Inter che sta per battere Pini. Colpo di testa di Stiliche, Baresi, Marini. Marini indietro a Bergomi, il passaggio è corto, recupera Santigliana. Ma ancora Caso a Proasca che è piuttosto arretrato. Angel. Ancora il cross di Camacho, colpo di testa di Canuti. Navajas ha messo al centro il pallone, Juanito, fermato da Bergomi che poi allontana, pallone lungo per Altobelli che comunque riesce a raggiungerlo, al centro per Baresi, avanza Baresi, passaggio a Proasca, c'è una leggera deviazione da parte di Del Bosque. Stiliche. Siamo al sesto minuto del primo tempo, 0-0 a Madrid tra Real ed Inter. Deviazione di tacco di Santigliana su un tiro da lontano da parte di Navajas. Parata senza difficoltà da parte di Bordon. È rientrato Isidro, anche se appare zoppicante con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, quindi non è stata effettuata la sostituzione. Stiliche va via sulla sinistra,
Ecco il cross di Stiliche. Santillana. Altobelli in posizione difensiva, ha tolto la palla a Santillana e l'ha data a Proasca. Ecco lo scatto di Proasca, lancio per Muraro, fuori gioco. È pronta la panchina del Real a effettuare la sostituzione, zoppica sempre più vistosamente il libro, proprio non ce la fa. Appena la palla terminerà in palo laterale la sostituzione verrà effettuata, ma intanto viene in avanti Angel, sul quale ha messo in palo laterale Caso. Ecco la sostituzione ed entra Cortes, prende il posto di Isidro. Con il numero 14 gioca adesso Cortes, è uscito Isidro. Ecco il cross di Angel, il colpo di testa di Vini, palla fuori area. Entrato Altobelli in gioco pericoloso, per la verità anche lo spagnolo aveva abbassato la testa, battuta la punizione, ecco il tiro del nuovo arrivato, Cortes con palla raso terra non distante dal palo di Bordone, il tiro di Cortes. Cambio con Mozzini da parte di Bordon. Canuti. C'è un malinteso con Baresi, riconquistano la palla gli spagnoli, viene in avanti Pinedo. Il suo cross è deviazione di Caso. Arriva lo stesso Isidro. Arriva lo stesso Camacho. Ma poi prima Baresi e adesso Caso allontanano la palla dall'area di rigore dell'Inter. Rilancio di Marini, Proasca. Angel ha commesso fallo su Proasca e c'è un calcio di punizione. L'ha battuto lo stesso austriaco lanciando in avanti Baresi, sul quale commette fallo Stiliche. Calcio di punizione in favore dell'Inter, limite dell'area, come altezza però vicino al palo laterale. Ecco toccata la palla da Baresi per Proasca. Altobelli, altro fallo su Altobelli, questa volta è stato commesso da Saido, calcio di punizione in favore dell'Inter. Proasca sulla palla, poco più dietro Muraro. Ecco la palla per Muraro, tiro, fuori. Tiro di Muraro verso la porta di Agustin, che è il terzo portiere del Real. Infortunato il portiere titolare, Boskov invece di affidare la difesa della porta a Miguel Angel, l'anziano portiere, ha preferito far giocare il 19enne Agustin, che è anche il portiere della squadra giovanile di Spagna. Un pallone lasciato a Stiliche, poi Camacho contro Camacho con Muraro in posizione difensiva e palla sul fondo. Alternativamente le punte dell'Inter, Altobelli e Muraro, retrocedono anche in piena area di rigore. È una partita molto difficile per l'Inter, che gioca senza Oriani e Peccalotti. Angel, poi Navajas con un bellissimo lancio sulla destra verso Cortes.
E Muraro ancora in difesa che mette fuori, rimette in gioco di Cortes. Juanito. Ha commesso fallo Bergomi su Juanito. Non è un calcio di punizione indiretto. Tira Juanito. C'è stata una deviazione da parte di Santillana, mentre Bordon pensava che la palla terminasse sul fondo, e poi Bergomi ha scaraventato la palla in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo della partita. Azione molto pericolosa sulla punizione di Juanito. Punizione di Juanito. Fiora la palla Canuti, ma prosegue ancora Santillana, che vede libero ma molto arretrato Cortes. Gli serve la palla. Il lancio di Cortes è su Juanito. Muraro riesce a rinviare. C'è un fallo di mano di Cortes. Comunque l'arbitro per il vantaggio ha lasciato, perché l'Inter è riuscita nel disimpegno. Riparte ancora Savito. Cortes. Del Bosque sbaglia l'appoggio e serve involontariamente Proasca, ma Del Bosque riconquista la palla. La rimette ancora in profondità. Colpo di testa di Santillana, che è pericolosissimo nelle deviazioni aeree, e palla sul fondo. Ancora una combinazione Del Bosque Santillana, con deviazione del centravanti sul fondo. 0-0, siamo giunti al 13° minuto del primo tempo. Colpo di testa di Ankel. Proasca verso Muraro, al volo indietro. Controlla la palla Canuti. Verso Proasca, che riceve una spinta da parte di Ankel. Calcio di punizione in favore dell'Inter. È un calcio di punizione. Lo batte Vini verso Marini. Fallo di Del Bosque su Marini e calcio di punizione. L'arbitro è olandese. Ecco il calcio di punizione, va a batterlo Caso. Altobelli. Spinta di Altobelli su Sabito, bello il cross, esce il portiere, rinvia. Tiro di Bergomi. Sul fondo c'è una deviazione che l'arbitro non vede, che invano reclama Bergomi. Gran tiro di Bergomi sulla respinta del portiere Agustin sul bel cross di Altobelli, seguito a una ottima finta e un ottimo scatto. Partecipa a questa azione il libero Navajas, ha toccato Ángel, poi Camacho. Colpo di testa di Canuti, palla fuori area, tocca a Caso, non riesce a raggiungere la palla Muraro. La prende allora Cortes. Navajas. Santillana. Colpo di testa è di Canuti, che mette fuori. Ancora Canuti, ostacolato da Stiliche. La palla è ancora in gioco. Cortes. Del Bosque, nuovo cross insidioso in area di Del Bosque, e Bordon va a tuffarsi sui piedi di Santillana, che era stato messo in condizioni di tirare da uno stop di Mozzini. Proasca va in elegante palleggio, ma due uomini si stringono su di lui. È stato Camacho che gli ha tolto la palla. Stiliche. Nel fisico il tedesco ricorda Di Stefano,
naturalmente non ha la pulizia del palleggio che aveva Di Stefano. Comunque fa un certo effetto vederlo nella maglia del Real. Colpo di testa di Mozzini, raccoglie Marini, rinvia anche lui nella metà campo avversaria, rincorre la palla Navajas. Molto coperta l'Inter, d'altra parte è la tattica che deve usare stasera, e ricordando il successo di Belgrado non le si può dar torto. Un lancio in avanti di Savido è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco di Proasca. Rilancio in avanti di Marini verso Altobelli. Baresi. Per caso, e viene in avanti adesso Canuti, che rimette al centro un bel pallone, esce il lunghissimo portiere Agustin, para e rinvia. Non arresta bene Camacho, rinvia molto bene Marini e poi Sabito per evitare Altobelli in palo laterale. La rimessa in gioco di Bergomi. Altobelli. Sabito ha tolto la palla ad Altobelli. Ankel. Bergomi adesso va a chiudere su Stili, che riesce a mettere al centro un pallone in area, anticipo su tutti di Mozzini. Raccoglie ancora Ankel. Nuovo cross al Piovere in area, colpo di testa di Bini. Accorre Altobelli, che riesce a servire indietro Marini. Marini si scontra con Stili, che è piuttosto duro. Palo laterale è madrileno, la rimessa in gioco a Camacho. Ancora un cross al Piovere di Camacho, esce Borton, respinge di pugno corto. Canuti, sul quale commette fallo Pineda. Gioco fermo e calcio di punizione in favore dell'Inter. Sono passati 20 minuti, il punteggio è 0-0. Colpo di testa è stato di Altobelli. Navajas sull'attacco congiunto di Altobelli e Caso ha scambiato indietro con il portiere. Il palo laterale è assegnato al Real. La rimessa in gioco è di Stiliche, che ha già scambiato. Cross di Camacho, Caso al limite dell'area raccoglie. Poi ha rinviato Marini sul passaggio indietro di Caso prima dell'attacco di Juanito. Navajas, Ankel, Cortés. Ancora un pallone che sfiora in area. Bergomi ha messo fuori area, anzi Mozzini. Proasca ha esitato un momento nel rinvio, stava per approfittarne Pineda. Tre uomini su Proasca. In staccata però l'austriaco riesce a prevenire l'affondo di Pineda. La rimessa in gioco di Ankel. Dalle retrovie arriva Cortés. Ancora un pallone che si uova in aria, respinge Bordon, Juanito. Attacco di Santillana, esce ancora dall'area piccola Mozzini e mette il calcio d'angolo, il secondo tiro dalla bandierina in favore del Real. Al 22esimo dalla bandierina Juanito. Santillana di testa, poi Canuti, poi c'è una bellissima rovesciata da parte di Ankel. È parata
La rovesciata di Juanito e parata di Bordon. Altobelli. Ha Sabido e dietro Navajas. Scatto di Altobelli. Caso. In corsa rimette al centro un pallone. Navajas glielo ha fermato. Tili che corre verso il centro del campo. L'ha fermato Parisi, che ha già scambiato con Altobelli. Ritarda il passaggio Parisi perché era in fuorigioco Muraro. Camacho. Angel, Juanito. Juanito e Bergomi. Riesce il tunnel di Juanito, ma è Dini che poi va a chiudergli la strada. Rilancia nella metà campo spagnola, dove non c'è nessuno dell'Inter. A muro l'Inter al limite della propria area di rigore e poco avanti. Santillana, triangolo con Cortes. Il tiro di Cortes è messo in calcio d'angolo da Muraro. È il terzo tiro dalla bandierina in favore del Real. Mentre sono tutti 4 i minuti di gioco, il punteggio è 0-0. Juanito. L'allontana Pini, poi ha rovesciato Altobelli. Ormai tutti i giocatori dell'Inter sono entro l'area di rigore. Del Bosque. Camacho. Anche Camacho viene fermato da Parisi ed è nuovo calcio d'angolo. Il quarto. Parisi ha impedito il cross di Camacho e Juanito si sposta dalla parte opposta per battere ancora il calcio d'angolo. Pini, poi allontana Canuti, Stiliche. Juanito è rimasto da quelle parti dopo aver battuto il calcio d'angolo. Ha saltato un avversario, scatto ancora di Juanito. E c'è un fallo fischiato dall'arbitro che ammonisce addirittura Baresi. Per la verità Baresi aveva toccato la palla, che infatti è terminata in calcio d'angolo. Né si può pensare ad una ammonizione per prevenire il gioco falloso, perché la partita, anche se molto spezzettata, nervosa, tesa, era per ora notevolmente corretta. Comunque ammonito Baresi. Juanito, colpo di testa di Caso, palla fuori area, la rincorre Del Bosque. Navajas. Caso ha tolto la palla all'avversario che era Angel. Proasca, Baresi e Altobelli sono già proiettati in avanti. Adesso arriva anche Marini. Altobelli. Marini. Mozzini. Pini. Ancora Marini indietro. Da Canuti ad Altobelli. Per ultimo tocca a Sabido nel duello e rimessa in gioco quindi per l'Inter. Rimessa in gioco di Marini. Altobelli non controlla bene Altobelli e depone la palla sul fondo. Continua a piovere, anche se la pioggia si è attenuata. Il campo resiste bene, comunque si moltiplica la fatica dei giocatori. Viene in avanti Stiliche. Pineda. Camacho. Pineda, su cui gioca Canuti. Il cross deviato in calcio d'angolo da Canuti è il quinto.
27 minuti di gioco. Juanito, Camacho. Colpisce male Santillana. Tiro di Santillana è nettamente fuori. Forse anche stavolta c'era la deviazione involontaria di un giocatore dell'Inter, come si è verificato anche dalla parte opposta. Anche l'altra volta dalla parte opposta l'arbitro non l'aveva vista e quindi non aveva fischiato il calcio d'angolo, così come adesso è accaduto. Bello il colpo di testa di Savido. Santillana. Pineda. Camacho. Colpo di testa e rinvio di Bergomi. Pallone lanciato in zona morta per guadagnare tempo. L'Inter gioca questa partita di andata della semifinale unicamente per limitare i danni, confidando poi nella partita di ritorno al Meazza. Rinvio di Pini. Riprende ancora Del Bosque. Caso vola fra i due. La palla termina in fallo laterale. C'era stato anche un intervento irregolare su Caso. Comunque forse anche per quello l'arbitro non ha richiamato severamente come poteva Caso, che ha allontanato la palla impedendo la rimessa in gioco. Da Del Bosque a Navajas, ancora un cross, colpo di testa di Mozzini. Riprende ancora Pineda. Poi c'è un fallo di Muraro su Navajas e un calcio di punizione in favore del Madrid, da posizione piuttosto pericolosa. L'ha calciata Juanito ed è il gol con un perentorio stacco di Santillana. Il Madrid è in vantaggio al 29esimo con Santillana. Già si era messo in luce Santillana per questi suoi colpi di testa in area, tant'è vero che i suoi lo cercavano insistentemente con dei cross a spiovere. Adesso sulla punizione di Juanito, vedete con che decisione, nel replay l'abbiamo rivisto, è saltato e ha messo dentro. Real 1 Inter 0 al 29esimo del primo tempo, ha segnato Santillana, centravanti e capitano del Real. Il lancio di Stiliche verso Cortes, che lascia a Juanito. Fallo su Marini, che è stato cinturato da Camacho. Marini aveva riguadagnato un pallone su colpo di testa. Pini verso Muraro, che è anticipato da Angel. Riparte Stiliche, fermato in un primo tempo da Parisi, riesce ugualmente a mandare in avanti un pallone. Adesso lo manovra Caso. Una spallata di Juanito e calcio di punizione in favore del Real. Battuta la punizione con Bergomi e Parisi, la palla torna a Caso. Altobelli, cross di Altobelli, colpo di testa di Savido, palla fuori area. Disimpegno ordinato del Real con lancio ancora di Juanito verso Camacho. Controlla la palla Pini con questo passaggio indietro a Borzón. È il 32esimo minuto del primo tempo, il Real conduce per 1-0 dopo il gol segnato da Santillana due minuti fa. Una punizione di Juanito, un colpo di testa di Santillana. Non c'è stato niente da fare per Bordon. La finta di Sigli, che rinvio di Navajas,
il lancio di Del Bosque. Camacho, Stiliche, Ángel, rinvio affannoso di Muraro e ancora un cross, questa volta raso terra, ha rinviato a caso. Altobelli è sulla sinistra mentre viene in avanti Muraro, scatto di Muraro, Muraro, traversone di Muraro, è troppo in profondità per Altobelli. Si erano liberati al centro Altobelli e Caso, il passaggio di Muraro, che aveva anche l'aria di essere un tiro, era troppo avanzato per essere sfruttato come un passaggio da Altobelli. Bello comunque lo scatto di Muraro, che ha dato una prova della sua velocità. Ángel contrastato da Proasca. Aveva vinto il duello Proasca, Ángel ha commesso una irregolarità, il calcio di punizione in favore dell'Inter. Ha battuto la punizione Proasca, Pini, su Pini entra in scivolata Pineda, la rimessa in gioco è per l'Inter, Bergomi la effettua, gli sfugge la palla bagnata, non raggiunge Baresi che comunque è andato a recuperare la palla, ancora Bergomi. Caso dopo la respinta della difesa. Mozzini, Caso, Mozzini ancora, si è fatta un poco più intraprendente l'Inter dopo aver subito il gol, attacco di Caso, si toglie la palla Ángel, Camacho, capovolgimento di fronte, Del Bosque. È ancora un cross a cercare la testa di Santillana. Vanito sul colpo di testa di Canuti, che aveva prevenuto Santillana, tiro saettante di Juanito che passa radente la traversa. Colpo di testa di Del Bosque, Proasca, Mozzini, Pini, viene avanti molto bene il capitano, Caso, triangolo con Altobelli, ma il pallone di ritorno è troppo in profondità per la velocità di Caso, fallo laterale in favore del Real. Del Bosque, bello il lancio per Cortes, era in posizione troppo arretrata Camacho e prima Mozzini, poi Bergomi effettuano questo disimpegno su Bordon. Mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, il Real conduce per 1-0. Questa è la semifinale, l'andata della semifinale della Coppa dei Campioni. Riconquista un pallone Pineda. È davanti a lui Canuti. Il cross di Ángel. Prima il colpo di testa di Mozzini, poi il rinvio di Marini. Del Bosque. Conquistano palloni in difesa, in innumerevoli interventi i difensori neroazzurri, ma i rilanci non possono essere sfruttati. Ecco un altro esempio, ha rinviato Baresi, ma la palla rimane sempre ai bianchi.
il cross di Angel. È riuscito Marini ad evitare un tiro di Camacho. Si capovolge il fronte e va in attacco Muraro. Non riesce il cross a Muraro, anche per l'intervento di Camacho. Juanito, Sabido, Altobelli con uno scatto a ritroso ha riconquistato la palla. Caso, Canuti, Pini, Bergomi. Altobelli, Bergomi, Bergomi, Bergomi. È fuori di un soffio il pallonetto di Bergomi. Bergomi ha sfiorato il pareggio con una intesa con Altobelli. Ecco, vedete Bergomi che lancia, Altobelli gli ritorna la palla, il pallonetto è di un soffio alto, ha ragione di disperarsi il giovane terzino. Inter vicinissima al pareggio al 37esimo minuto con Bergomi. Angel Del Bosco in area, invio di Pini, stop un po' laborioso di Stiliche che comunque riesce a servire Angel. Altobelli è arretrato, non vede Angel, lo travolge nel tentativo di salto e c'è un calcio di punizione in favore del Real. Del Bosco, colpo di testa di Canuti, poi di Caso, poi di Angel. Juanito, Del Bosco, nuovo cross di Del Bosco, esce Bordon, respinge, travolto da un avversario, rimane a terra, riprende ancora Angel su Santillana che in diagonale, ancora sofferente Bordon. Ora c'è un fallo di Pineda su Canuti, si riprende Bordon, è stato travolto da un tentativo di colpo di testa di Santillana. Si sono scontrati in aria i due, è caduto a terra Bordon, adesso si riprende, accorre anche Della Casa, ma Bordon tiene regolarmente il suo posto, ha ricevuto il calcio di punizione che era stato concesso per il fallo di Pineda su Canuti ed ora è egli stesso che rinvia in perfette condizioni. Caso, Altobelli. Altobelli e Navajas in libero ed è calcio d'angolo. È scivolato Altobelli sul terreno ormai reso viscido dalla pioggia che continua a cadere. È terminato in calcio d'angolo per l'Inter, è il primo calcio d'angolo della partita dopo che il Real ne ha battuti 5. La lunetta Proasca, Sara gli perde la palla Agustin ma poi la riconquista. Baresi con un intervento in scivolata aveva riconquistato la palla ma è terminata a lunga dove non c'erano altri nerazzurri. Camacho, Angel, alla meglio Marini che riesce a rinviare, sfiora la palla Muraro, alle spalle arriva Navajas, Stiliche, Angel, sbagliato l'appoggio di Angel, palla sul fondo e siamo agli ultimi 3 minuti del primo tempo con il Real che conduce per 1-0. Dopo che il Real è passato in vantaggio la partita si è fatta equilibrata, anche l'Inter si fa viva in avanti e in una occasione anzi è andata vicinissima al pareggio con una bella intesa Altobelli-Bergomi e
pallonetto del terzino che ha saltato il portiere, ma per sfortuna dell'Inter ha saltato anche la traversa di pochissimo. Colpo di testa di Bergomi, di Santillana, Angel, Stiliche. Muraro che perde la palla, Del Bosque l'ha riconquistata. L'appoggio di Del Bosque è sbagliato, riprende Altobelli che può trasformare l'azione, e mentre scattava Caso, Angel lo ha preso per la maglia e quindi è stato ammonito dall'arbitro. Angel, così come Baresi, sono i due ammoniti della partita. Non ha raggiunto la palla Caso, viene in avanti Pineda, spostato a destra. Pineda. L'intervento è di Canuti, nettamente sulla palla. Stop elegante di Del Bosque, ma poi Altobelli interviene. La rimessa in gioco è assegnata al Real, l'ha effettuata Sarido. Navajas. Proprio negli ultimi minuti del primo tempo il Real riprende il suo attacco. Ha mancato la palla Bergomi, la rimette al centro Pineda, è ancora in bella elevazione. Per gli applausi che ascoltate, colpisce di testa Santillana mandando alto sulla traversa. È veramente un pericolo in piena area di rigore. Santillana che prevale sempre su tutti nei palloni alti. È lui che ha segnato l'unico gol della partita al 29esimo. Tocca Altobelli. Siliche. Navajas. Va a terra Navajas, forse c'era un fallo di 2 contro 1. L'arbitro non lo ha rilevato, rimessa in gioco per l'Inter con Marini. Proasca. Ad Altobelli, bello il dribbling e il passaggio su Bergomi che è arrivato dalla retrovia, ancora Altobelli, gli ha tolto la palla Sarido, che lascia proseguire Juanito. Ancora in area, colpo di testa di Santillana e allontana Mottini. Altobelli, lancio per Muraro, che scatta bene Muraro, ma la palla è lunga, acquista velocità sull'erba bagnata, esce in bello stile Agustin e quindi l'azione dell'Inter si perde. Terminato il primo tempo, Juanito, Angel, ecco l'altro cross in area, colpo di testa di Marini, riprende Stiliche. Buon tiratore da lontano, effettua il tiro, un compagno di squadra glielo respinge, Camacho effettua un nuovo cross, Altobelli in area, Caso, Altobelli, ecco il fischio dell'arbitro Corver, il primo tempo termina in favore del Real per 1-0, in fin dei conti l'Inter ha subito e ha subito molto, ma fino al gol. Dopo il gol la partita si è equilibrata e l'Inter ha fatto anche vedere che può dire la sua anche in attacco. Adesso per Bersellini c'è da scegliere il modulo tattico per la ripresa, difendere l'1-0 oppure cercare di segnare quel gol che sarebbe preziosissimo in trasferta. Vedremo dall'andamento dei secondi 45 minuti di gioco quello che l'Inter potrà fare in questo suo difficile impegno. Ma sono sostituzioni. Real, vi ricordo, ne ha effettuata una all'inizio, ha dovuto rinunciare al terzino Isidro e al suo posto gioca Cortes con il numero 14, non c'è il numero 2 nella squadra madrilena. Ecco iniziato il secondo tempo.
subito un lancio di Stivi che in area il colpo di testa è di Bini. Si prende Camacho che tenta subito il tiro, c'è una deviazione, deve correre Bordon per evitare il calcio d'angolo. Già ne ha subiti 5 l'Inter nel primo tempo, tutti nella fase iniziale, cioè nella prima mezz'ora, perché poi quando è passato in vantaggio il Real la partita si è più equilibrata e la palla si è allontanata più spesso dall'area di rigore dei neroazzurri, che hanno anche avuto con Bergamo la possibilità di arrivare al pareggio. D'altra parte occorre anche sottolineare che a parte il gol non è stato impegnato Bordon in altri interventi difensivi. Riprendiamo la partita, è il primo minuto della ripresa con questa rimessa in gioco del libero Navajas. Ecco Stiliche. Angel ha mandato in avanti, sulla respinta Baresi ha controllato al centro del campo e gli ritorna la palla molto bene Altobelli, su Baresi interviene Stiliche e riparte il Real con Juanito. Stiliche, Juanito e sono due. Azione prolungata di Stiliche, Angel e Juanito. E Juanito segna il secondo gol al secondo minuto della ripresa. Ha segnato Juanito. Ecco, rivediamo l'azione. Stiliche, Juanito. È rapidissimo Juanito a sfruttare il passaggio di Stiliche e a tirare prima dell'intervento di Canuti. 2-0 per il Real al secondo minuto del secondo tempo. Adesso l'Inter deve cercare con più insistenza il gol, perché il punteggio di 2-0 può essere un margine dietro il quale il Real può giocare la partita di ritorno. Commesso un fallo da parte di Stiliche, ecco il calcio di punizione battuto da Bini. L'attacco di Altobelli è fermato da Savido. Ha messo fuori Savido per la rimessa in gioco, è pronto Baresi. Proasca, Marini, Proasca. Ancora scambiato Baresi, Proasca il pallone, ma è fuori della linea bianca, la rimessa in gioco del Real. Ancora un fallo laterale, mentre vediamo che Pasinato sta scaldandosi ai bordi del campo. Questo lancio di Marini in area, il colpo di testa è di Cortes. Stiliche, che tanta parte ha avuto nella realizzazione del secondo gol, viene ancora in avanti. Ecco l'apertura per il libero Navajas, che si porta oltre la metà campo. Del Bosque. Bello il lancio per Camacho, che rimette subito al centro. Controlla la palla Baresi e con un po' di azzardo la serve indietro a Bordon. La finta di Muraro ha tratto in inganno Cortes, ma poi nel recupero Camacho, anzi Angel, manda a terra Muraro. Calcio di punizione in favore dell'Inter. Tutta la partita si sposta adesso in avanti, sulla palla è Proasca. Ecco il cross di Proasca, ha rinviato Del Bosque, poi tira Marini. Bellissimo il tiro di Marini da un 20 metri con parata di Agustin sul tiro fortissimo ma centrale.
colpo di testa è stato di Canuti. Marini, Altobelli, Caso, Muraro, alto Muraro, ha sprecato la più facile delle occasioni. Muraro, lanciato perfettamente da Caso, Muraro ha sparato alto. Peccato, altra occasione, gol per l'Inter, ecco, rivedete il lancio, il tiro di Muraro, disturbato anche da Cortes. La punizione in favore del Real Madrid perché ha toccato la palla con la mano Caso. Del Bosque, Stiliche, Angel. Fallo di Marini. Calcio di punizione per il Real, il fallo di Marini su Angel, ha tirato Juanito, presa di Santillana, palo! Palo di Santillana, ancora una volta la spunta su tutti e poi mette in calcio d'angolo Canuti. Tiro dalla bandierina per il Real, il sesto tiro, il primo della ripresa. Juanito, Angel, Angel. Deviazione di Bordon in calcio d'angolo. Ora è più pericoloso ancora il Real perché gioca in esternità con il doppio vantaggio. Tiro di Angel, deviato in calcio d'angolo da Bordon, il sesto, settimo tiro dalla bandierina per il Real. Sempre Juanito. Alza Paresi ed è nuovo calcio d'angolo. Appare un po' demoralizzata la squadra milanese. Aveva combattuto bene il primo tempo, trafitta da questo gol a freddo all'inizio della ripresa. Non si è ancora ripresa. È stato Sabido, lo stopper, a colpire la palla di testa sul calcio d'angolo del solito Juanito. La palla sul fondo. Canuti, Bergomi, Marini, lotta su tutti i palloni, Marini, Santillana, Del Bosque, Navajas. Era scattato molto bene Pineda in mezzo ai difensori, aggirando Mozzini, ed è intervenuto Bordon. Momento molto critico per la squadra italiana. Cortes che apre su Santillana. Ha davanti Mozzini. Lo salta. Santillana, Juanito. Stiliche, si è portato la palla avanti anticipato da una uscita di Bordon. Navajas di testa, stop e palla a terra da parte di Altobelli. Muraro, su Muraro si sposta Cortes. Altobelli, non raccoglie Altobelli, riesce a prendere Paresi che tira alto e lontano dalla porta avversaria. Ecco Pasinato che sta per entrare in campo, ancora non lo fa, la partita è ripresa. Stiliche, Angel, Pineda, lotta con Canuti e si porta la palla fuori. La rimessa in gioco di Canuti, Abini. Controlla un difficile pallone Bini.
Santillana. Il servizio su Juanito che è colto fuori tempo e la palla va verso Bordon. In un momento di stallo, ripeto, dopo il secondo gol è piombata in una crisi. Mozzini è venuto avanti, ha scambiato con Baresi, adesso va sulla sinistra Altobelli, fermato da Savido. La rimessa in gioco è per l'Inter, mentre Pasinato continua a macinare chilometri ma non avviene il segnale da parte di Bersellini per entrare in campo. Baresi, Bergomi, Altobelli, di nuovo il triangolo con Bergomi e questa volta sullo scatto di Bergomi è Navajas che manda il calcio d'angolo. Perfetta l'intesa Altobelli-Bergomi, tre volte si sono mossi in tandem, ne è venuto fuori un pallonetto che stava per terminare in gol. Questa azione ed un'altra analoga nel primo tempo con difficoltà da parte degli avversari, è lungo il calcio d'angolo di Proasca, salta tutti, anche il lunghissimo portiere, e va sul fondo dalla parte opposta. Juanito, Cortés, Tiliche, Del Bosque, parata di Bordon, poi allontana Mozzini, ancora Del Bosque che mette in area. E Pineda si arresta e tira in mezza rovesciata, alzando sulla traversa. Rinvio di Bordone, il colpo di testa di Camacho, il rilancio di Bergomi, Proasca riesce a prendere la palla ugualmente, Proasca, ma serve inavvertitamente Juanito. Del Bosque, Cortés, intercetta Proasca ma poi sbaglia l'appoggio Muraro, tenta di scattare Angel, va giù su intervento di Canuti, calcio di punizione in favore del Real che batte Del Bosque. Colpo di testa di Mozzini, di Muraro. Muraro riparte, il più avanzato di tutti, cerca di allungare su Caso, scatta Caso, esce dall'area di rigore. Il portiere Agustin aspetta la palla e la fa sua. Perde la palla Del Bosque su intervento di Proasca, ma alle sue spalle la prende Davido. Stiliche, un fallo di Canuti causa questo calcio di punizione al Real che ha molto rallentato il ritmo, gioca con molta cautela. Ecco, esce Mozzini, ecco la sostituzione, esce Mozzini. Pasinato al posto di Mozzini, al 14° minuto del secondo tempo. Ecco il calcio di punizione battuto, la palla supera anche Bordon e questa volta Santillana grazia la porta dell'Inter saltando
lui che è uno specialista, fuori tempo. Pini, ecco la prima palla manovrata da Pasinato. Lotta con Navaja, mantiene il possesso della palla, però non riesce il suo cross. Juanito. Ecco il lancio su Navajas. Il libero che diventa alla sinistra. Ecco ancora un cross in area. Colpo di testa di Santillana. Adesso Bersellini ha passato su Santillana Bergomi. Pasinato. Pineda gli toglie la palla ma non la raggiunge prima del fallo di fondo. Lancio di Pini per questo scatto di Proasca, sul quale il libero Navajas si è staccata in palo laterale. Il primo gol non aveva certo diminuito le possibilità dell'Inter, anzi le aveva aumentate, ma il secondo dobbiamo dire che ha praticamente spento la squadra di Bersellini. Infatti la partita, adesso che anche il Real non ha più la spinta iniziale, è piuttosto caduta. Camacho, Del Bosque, Pasinato gli ha tolto la palla e Marini la lancia per Altobelli che è in fuorigioco, anzi Muraro che è in fuorigioco. Ecco il collaboratore olandese dell'arbitro Korver. Da Juanito ad Angel ed ecco Camacho che diventa anche lui attaccante, mette al centro un altro pallone, salta Santillana, prende la palla Canuti, è riuscito a sbrogliare l'area. Baresi, Pineda commette fallo su Baresi, calcio di punizione battuto dall'Inter. Caso Canuti, Bergomi, e vedete infatti che è Santillana che va a contrastare Bergomi, ormai Bergomi gioca su Santillana. Marini ha guadagnato questo fallo laterale. Caso, su Baresi, anticipo di Navajas, riconquista la palla Proasca molto bene, una serie di finte, Caso, Pasinato, colpo di testa di Camacho, libera l'area e Juanito perde verso Pineda e ancora un fallo commesso da Pineda. E quindi un nuovo calcio di punizione in favore dell'Inter. Proasca, gli ha toccato la palla a Caso. Pasinato, che è stato forse un fallo di Pineda su Pasinato, non rilevato dall'arbitro. Ecco il lancio su Camacho. Camacho, tiro fuori. Bella puntata in avanti di Camacho. Ed è accorso Proasca nel tentativo di ostacolarlo. Proprio Proasca che pochi secondi prima aveva rifinito un pallone in avanti per Pasinato.
Il Real conduce per 2-0 ed è il 19° minuto del secondo tempo. Un attacco di Altobelli, il cross era sotterra, è stato deviato da Navajas, riprende ancora Altobelli, ecco di nuovo il cross, tiro di Pasinato, ribatte Camacho, Stiliche, con lancio su Juanito, Juanito inseguito da Baresi, ancora Juanito, Santillana, ha perso il momento per il tiro Santillana, pensavamo che osasse il tiro al volo, invece ha tentato il controllo della palla sull'erba viscida e l'ha perduta. Caso Pasinato tenta di aggirare Stiliche, ma l'esperto tedesco che gioca nel Madrid non si lascia ingannare, anzi è lui che riporta la palla in avanti. Si libera Del Bosque sulla sinistra e riceve, sta ritornando su il Real, il cross di Del Bosque è alto e sul fondo, ma gli applausi per il Real in questa fase sono meritati. Conduce per 2-0 e sono passati 20 minuti del secondo tempo. I gol, come avete visto, al 29° del primo tempo di Santillana, al secondo del secondo tempo Juanito. L'Inter ha offerto alla partita il momento migliore proprio fra i due gol che ha subito. La frustata del primo gol l'ha portata in avanti a sfiorare il pareggio. Il secondo gol invece, subito a freddo all'inizio del secondo tempo, ha un po' irretito la squadra italiana, che non è riuscita più a riprendersi. È fuori il pallone di Camacho, quindi c'è la rimessa in gioco da parte dell'Inter. Lancio di Pasinato a Marini, che riesce a mettere al centro un pallone, in corsa e in anticipo Camacho su Proasca, un fallo laterale. Messo in gioco di Baresi a Proasca, è fuori il pallone, dice il guardalinee. Quindi rimesso in gioco di Juanito a Stiliche. Rilancio di Stiliche e su questa fascia sinistra si liberano a turno gli avversari. Ecco il cross di Camacho. Bergomi e Santillana sulla palla e lo spagnolo che la conquista. Bergomi lo trattiene irregolarmente, calcio di punizione. E ammonizione di Bergomi. All'ammonizione a Baresi è seguita adesso quella di Bergomi e la punizione in favore del Real. Del Bosque salta di testa, Del Bosque, i madrileni chiedevano il calcio d'angolo, sostenevano che Pasinato avesse toccato per ultimo, l'arbitro era lì, ha detto di no e infatti vedete rimettere Bordon. Proasca, Pasinato, Proasca. Lancia su Caso, ancora Proasca, Pasinato, Marini. Pasinato. Pasinato. Altobelli. Caso. Ecco il cross, la respinta del portiere. Pini, Marini. Bergomi con questa apertura. Cross è troppo lungo per Altobelli, era rimasto in avanti Baresi che ha effettuato questo cross per Altobelli, troppo lungo e sul fondo.
del Bosque. Ángel. Sembra essere pago il Real del doppio vantaggio. Pini Pasinato. Il passaggio è su Pini da parte di Pasinato, ha intuito Stiliche e viene in avanti Real con Pineda. Ángel. Pineda. Va a chiudere Marini e causa il nono calcio d'angolo in favore del Real. Vi dicevo che il Real appare pago e questo è discutibile perché nella Coppa dei Campioni il 2-0 non è un risultato rassicurante, ma appare paga anche l'Inter e questo è un po' più preoccupante perché ribaltare a San Siro contro questa squadra il 2-0 non è impossibile ma non è molto facile. Il colpo di testa è stato di Pini, palla fuori area. Pineda, Juanito. Juanito. Passato Marini, ma allora il Real prova dalla parte opposta. Ángel. Si allunga troppo la palla, ma un rinvio di Muraro favorisce ancora Del Bosque, che riesce a mettere al centro un pallone. Santillana, dopo un tentativo di testa di Pineda. Santillana ancora al centro, è Proasca. Si aggancia con molta eleganza, libera bene su Altobelli, al volo su Muraro. Muraro al centro, Caso raccoglie dalla parte opposta. Il cross è per Altobelli, Stiliche ferma col petto e allontana. Riparte il Real con Juanito, che ha saltato Pasinato, che ne attenua il passaggio e allora è Proasca che interviene. Bel palleggio di Proasca e la palla è a Pasinato. Paresi. Lancia di Pini in aria, Pasinato, Altobelli, non riesce il triangolo Altobelli-Muraro e riparte il Real che è molto guardingo, ti ripeto, ad evitare di subire un gol in casa perché i gol segnati in trasferta valgono doppio in queste competizioni in caso di parità di punteggio. Ecco il cross di Camacho, colpo di testa di Paresi, tenta il tiro al volo Del Bosque, esce Bordon sull'appoggio di Santillana a Pineda. Scatta Altobelli che viene fermato da un intervento, anzi era Muraro, che viene fermato da un intervento del pacchetto centrale dei difensori di madrileni, reclama invano il fallo Altobelli, un fallo piuttosto dubbio. E riparte Stiliche, Del Bosque, Stiliche, Ángel. Il colpo di testa di Paresi, riprende Santillana, tira, gli ribatte il tiro Bergomi. Ancora Ángel Pini che riesce ad allontanare. Attacco dalla quest'altra parte da parte degli spagnoli con Pineda. Stiliche. Tiro fuori. Ha cercato con insistenza Stiliche lo spazio per il tiro, lo ha trovato sfiorando il palo. Bordone è partito, non ha toccato, giudicando a ragione il pallone fuori. Manca un quarto d'ora, alla fine il Real conduce per 2-0. Proasca.
Marini, Broasca, Pasinato. Ha commesso fallo di mano Pasinato. Stava per essere superato dal pallone e se lo ha aggiustato con un braccio. Battuta la punizione dal Real. Intanto sta preparandosi ad entrare in campo Portugal. Pasinato perde questo pallone, Del Bosque al centro, troppo alto questa volta per Santillana. Angel Del Bosque. Navaja. Tiliche. Navaja. Tiro. Ed è Bordon questa volta bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Tiro di Navajas, libero, con la marcatura stretta quando il libero si presenta al limite dell'area, genera sempre un po' di confusione. Ecco Juanito, ancora il calcio d'angolo, respinge Bordon di pugno, Santillana e poi rinvia Bini. Navajas, Angel. Ha messo al lato Caso, la rimessa in gioco di Stiliche. Navajas, ecco il giocatore che ha tirato poco fa. Camacho, anche il tiro di Camacho. Ed è stato Baresi a fermare, a rinviare poi Pasinato. La palla era destinata al Altobelli, ha rinviato su Altobelli Savito. Pasinato, fallo su di lui da parte di Angel. Non è Portugal il giocatore che sta per entrare, ma è Hernández. Una punta, quindi Real tenterà ancora degli affondi in quest'ultima parte. Il cross di Pasinato è lunghissimo per tutti, è controllato con molta tranquillità da Angel, ma serve involontariamente Caso. Colpo di testa di Savito. Santillana, Juanito, contropiede spagnolo. Bini è riuscito a fermare il lancio su Savito. Del Bosque, Santillana. C'è un fallo su Santillana, l'ha commesso Bergomi. Santillana è a terra, c'è il calcio di punizione in favore del Real. E il Real opera la sua seconda sostituzione. Boskov richiama in panchina Pineda e al suo posto fa schierare Hernández. Ecco la punizione, il tiro, il quale è poi passaggio dopo il tiro di Cortes, il quale si appoggia poi sulle spalle di Marini, che rotola a terra e c'è un incidente adesso a Marini. C'è un incidente a Marini. Boskov ne approfitta per stare a disposizione, sembra più rimproverare i suoi che dare disposizioni tattiche. Si riprende Marini.
L'Inter ha già battuto il calcio di punizione, caso Pasinato. Tenta di lanciare in attacco Canuti, preoccupato di Canuti, colpisce di destra e di testa in maniera maldestra Navajas. C'è una rimessa laterale per l'Inter nei pressi del calcio d'angolo, Canuti. Pasinato, il cross è molto debole, lo controlla Sabido. Riconquista la palla Proasca, la rimette subito al centro, la controlla Camacho. Navajas, Santillana, va via bene Santillana verso Navajas e ancora una volta Marini, generosissimo nell'azione di interdizione. Rilanci in avanti di Del Bosque, il colpo di testa di Canuti, Siliche che apre molto bene per l'avanzata di Sabido, il tiro, la palla è fermata da Bergomi e favorisce quindi l'intervento di Bordon. Pasinato, caso, il lancio per Altobelli, l'anticipo di Sabido, il fallo laterale, avanza a rimettere in gioco Pasinato, Canuti, Pini, Bergomi, caso, Canuti. Ecco lo spiovente in area, esce il portiere affrettatamente, tiro, fuori. Aveva già fischiato l'arbitro però, aveva già fischiato l'arbitro prima del tiro di Altobelli. Vediamo, no, l'azione... Vedete il tiro di Altobelli? Ma l'arbitro aveva fischiato, infatti avete visto ha fatto rimettere in gioco il pallone. Comunque il brivido c'è stato a porta vuota, il tiro di Altobelli, la palla era però non in gioco, probabilmente per un fallo sul portiere. Ecco Bersellini che trepida in questi ultimi minuti di gioco. Certo per l'Inter segnare un gol in trasferta sarebbe importantissimo. Infatti quanto il Real teme, ha cessato di portarsi in avanti proprio per evitare il pericolo di subire questo gol, e ci è andato vicinissimo ancora una volta l'Inter con Altobelli, tiro sbagliato ma a gioco fermo. Proasca, Pini, Canuti, caso, Pasinato, Muraro, Pasinato, niente, disimpegno della difesa del Real, prima con Savinto e poi con Navajas, e scatta ancora Santillana, provato, non riesce a raggiungere il suo lungo passaggio proveniente dalle retrovie. A 5 minuti dalla fine il Real conduce per 2-0, Bergomi va a chiudere su Proasca, Camacho mette fuori, rimette in gioco di Proasca, caso, malinteso con Proasca e palla regalata in fallo laterale ai madrileni. Lancia di Del Bosque,
Angel al centro, ferma e mette fuori Canuti. Ma viene quasi servito involontariamente Hernandez, il nuovo entrato. Caso Marini. Baresi. Altobelli. Fermato Altobelli da Sabido. Juanito. Angel Navajas. Lanciato lunghissimo Camacho, che parte ancora una volta generosissimo, ma non riesce a raggiungere la palla. Baresi. L'Inter non produce gioco, ma osiamo dire che a questo punto i secondi che passano sono tutti in favore del Real. È l'Inter che avrebbe bisogno di portarsi in avanti, come adesso fa Pasinato, che ha saltato bene Del Bosque, ma esce Navajas che lo aggira bene. Del Bosque, Hernandez, Del Bosque. È ancora in possesso di una maggiore riserva di fiato il Real. Siliche. In questa fase le due squadre si temono. Il Real teme il gol dell'Inter, l'Inter teme il terzo gol del Real. Roasca aveva effettuato una elegante rovesciata, ma Camacho era terminato in fuorigioco. Camacho e Proasca hanno offerto alla partita forse il duello tecnicamente più interessante. Caso Bini. Ecco il rilancio di Bordon, la palla torna così nella metà campo avversaria, ma un colpo di testa di Navajas la rimette dalla parte opposta. Canuti. Basinato era già fuori quando ha commesso fallo Stilic, che rimette in gioco, ed ecco uno scatto di Angel. Angel vince il contrasto, ma poi il rimpallo gli fa terminare la palla sul fondo. Partita finita, 2-0 in favore del Real. L'Inter, possiamo anticipare un commento, è piaciuta, ed è piaciuta parecchio nella prima parte della gara, quando la partita era sullo 0-0, si è difesa molto bene. Quando il Real vinceva per 1-0, ha contrattaccato bene, è andata vicinissima al pareggio. Hernandez che cade in area di rigore, commette fallo di mano e l'Inter batte un calcio di punizione. Cioè, vi dicevo, quando il Real conduceva per 1-0, l'Inter ha giocato bene, è andata vicino al pareggio. Poi invece, quando ha subito il secondo gol, è mancata completamente, non ha più saputo reagire, è mancata quella frustata di orgoglio che poteva portarla a segnare quel gol che avrebbe reso più facile la partita di ritorno. Il cross di Marini, la palla messa fuori area in tuffo, la riprende Pasinato. Fermato Pasinato che combatte ma perde la palla. Santillana. Angel ha messo al lato Baresi. Voilà. Voilà.
Ecco ancora un tentativo di Stiliche. Marini ancora una volta arriva primo sul pallone, lo mette fuori, l'arbitro guarda l'orologio. Arbitrato bene nel complesso l'olandese Korver. Ancora palla per Stiliche. Nuovo cross, colpo di testa di Bini, palla fuori area. Altobelli. Ecco il fischio finale di Korver. Il risultato quindi della partita di andata è Real Madrid batte Inter 2-0. La situazione non è compromessa irrimediabilmente, possiamo definirla soltanto molto difficile e delicata per la partita di ritorno. Ma alla partita di ritorno l'Inter avrà la formazione titolare, auguriamocelo, rientreranno Beccalossi dalla squalifica, Oriali dall'infortunio e quindi la posta e la speranza di arrivare alla finale di Parigi non sono certo tramontate del tutto. Risultato dell'andata è di 2-0 per il Real, con due gol di Santillana al 29esimo del primo tempo, di Juanito al secondo della ripresa. L'Inter ha giocato bene il primo tempo e l'inizio della ripresa. Trafitta dal secondo gol del Real non ha più ritrovato il filo del gioco. Davanti a 100.000 spettatori ed oltre ha arbitrato la terna olandese, il direttore di gara è Korver. Ripeto ancora il risultato a chiusura della trasmissione a Madrid. Real Madrid batte Inter 2-0. Signore e signori, buonanotte da Madrid. Beim Anpfiff des Schiedsrichters herrscht im Braunschweiger Eintrachtstadion unter den 35.000, die die Ränge bis zum letzten Platz füllen, eine Mordsstimmung, trotz kühler, abendlicher, herbstlicher Witterung. Erster Angriff von Dynamo Kiew, die Mannschaft spielt in Weiß, von rechts nach links die Braunschweiger in gelben Trikots und blauen Hosen. Man darf gespannt sein, schon in den ersten Minuten auf die Taktik von Trainer Branko Cevic von Eintracht Braunschweig. Denn der Mannschaft genügt ja schließlich nach dem 1:1 von Kiew heute Abend ein 0:0. €3.000 pro Spieler sind als Prämie ausgesetzt für die Eintracht. Und im weiteren Verlauf des UEFA Cups, wenn die Mannschaft weiterkommt, wirken natürlich noch weitere Prämien. Kolotov. Besonders gefeiert ist Paul Breitner, der schon vor dem Spiel mit Sprechchören lautstark begrüßt wurde. Das erste Foul gepfiffen von Schiedsrichter George Conrad aus Frankreich. Ballemos. Das Spiel wird auch nach Jugoslawien übertragen. Und wieder Kiew. Onitschenko sitzt zunächst noch auf der Bank. Der schnelle Mann im Sturm von Kiew. Und Franke. Franke, der Held von Kiew, wie man ihn in den sowjetischen Zeitungen nach dem 1:1 genannt hat. Das Spiel beginnt sehr, sehr schnell. Konkov. Berinoy. Die Sowjets offensichtlich mit zwei Sturmspitzen, aber mit offensiven Außenverteidiger. Matvienko ist jetzt hier links, jetzt kommt ein Ballbesitz. Und auch Konkov ist mit vorne. Dazwischen Hasseborg, der Schwede. Popivoda zieht drei Mann auf sich. Nein, 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 kein Foul. Schiedsrichter Konrad weg ab, aber jetzt Einwurf für die Eintracht. Korrekte Entscheidung.
Karl-Heinz Sancho ist wieder dabei. Seine Verletzung, eine Oberschenkelzerrung, offenbar ausgeklungen. Und er soll wieder voll einsatzfähig sein. Das ist gefährlich. Oleg Blochin, der schnelle Mann von Kiew. Und Franke. Erste große Chance für Dynamo Kiew. Durch den Fußballer des Jahres 1975. Auf den blonden Mann mit der Nummer 11 muss die Eintracht aufpassen. Die Szene hat gezeigt, wie schnell er ist. Leichter Wind im Braunschweiger Stadion. Kiew spielt mit diesem Wind. Herbermann. Bock. Foul an Dremmler. Freistoß mit Popivoda. Nein, Handschuh übernimmt jetzt. Frank kam nicht daran. Und wieder Habermann. Dremmler, Borg, noch alles ein wenig nervös. Dremmler. Habermann. Dremmler. Schöne Flanke, etwas zu hart. Und Palemaus. Im Tor von Kiew Jurkowski, der verletzt war, aber nun wieder dabei ist, wie im ersten Spiel. Immer wieder Dremmler dazwischen. Popivoda, der Jugoslawe. Jeremejew. Blochin bewacht von Rainer Hollmann. Merkhofer, der im ersten Spiel gesperrt war. Möglichkeit! Hasseborg knapp daneben. Erste große Chance für Eintracht Braunschweig. Lochin übernimmt den Ball und gestoppt von Hollmann. Gleich neu. Dynamo Kiew keineswegs defensiv, das zeigen schon die ersten Minuten. Die Mannschaft muss ja in jedem Fall hier ein Tor schießen, sonst ist sie draußen. Voller Einsatz und diesmal faul. Eintracht drückt auf das Tempo.
Freistoß für Kiew. Gonkov. Remejev, Blochin, Ball im Aus. Einwurf für Braunschweig. Auch Braunschweig zurzeit nur mit zwei Sturmspitzen. Gespielt sind knapp 10 Minuten, noch immer 0:0. Und Sicherheits geht Markhofer vor. Hollmann und Borg. Bobby Woda. Wieder der Jugoslawien. Borg, der Nationalspieler aus Örebro. Hebermann. Paul Breitner. Doppelpass ganz knapp daneben. Konkov. Harmloser Schuss. Handschuh, der Mann, der das Spiel im Mittelfeld mit Paul Breitner gemeinsam machen soll. Merkhofer. Hollmann. Hollmann, sehr schöner Schuss, voll aus der Luft von Rainer Hollmann, der am Freitag 28 Jahre alt wird. Merkhofer. Eintracht-Abwehr steht sehr sicher. Handschuh. Und das ging daneben. Bessonov. Matvienko. Ja, das müsste sichere Sache für Franke sein. Ist es auch gar nicht schlecht, dass der Braunschweiger Torhüter gleich am Anfang ein paar Mal beschäftigt wird. Das hält ihn warm bei dieser doch recht kühlen abendlichen Witterung. Poppy Woda. Und Borg. Freistoß für die Eintracht, noch faul an Frank. Wieder Freistoß für Braunschweig nach erneutem Foul an Frank. Etwa 6 Meter vor der Strafraumgrenze.
Da steht Paul Breitner und da steht auch Handschuh bereits. Und dann kommt Poppy Woda. Und knapp vorbei dieser abgefälschte Ball. Hier die Wiederholung. Man sieht, wie der Ball abgefälscht wird und es gibt Ecke, die Handschuh ausführen wird. Das ist Paul Breitner. Und Weremejew hat da geklärt. Einwurf für Braunschweig. Semski. Hollmann. Hebermann. Dremmler. Hollmann. Borg. Möglichkeit Breitner und knapp daneben. Wunderschön aus der Drehung geschossen von Paul Breitner. In der 27. Spielminute hier die Wiederholung. Und dagegen hätte Torwart Jurkowski keine Möglichkeit gehabt. Jetzt Kiew, Weremejew. Berinoy. Bessonov. Franke mit Faustabwehr. Gonkov. Und Hebermann hat geklärt. Und Einwurf für Braunschweig. Braunschweiger Spielerbank, Branko Cevic, der etwas vorgebeugt ist. Sicherlich nicht sehr zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Und Einwurf für Kiew. Und die dritte Ecke für Dynamo. Ecke wird ausgeführt von Weremejew. Ja, ein Glück, dass Dynamo Kiew auch vor dem Tor des Gegners nicht effektvoller spielt als auch die Eintracht aus Braunschweig. Breitner. Handschuh. Jetzt sprintet Hasseborg. Weremejew. Freistoß für Kiew nach Foul von Handschuh. Letzte Minute der ersten Halbzeit. Weremejew. Gonkov. Wieder Weremejew. So, wir spielen jetzt Englisch mit weiten, hohen Flanken in den Strafraum, aber auch das bringt nicht sehr viel ein. Borg. Dremmler. Poppy Woda. Und da ist der Halbzeitpfiff mit 0:0. Geht es in die Kabinen, ein Ergebnis, das Braunschweig weiterhelfen würde. Kiew aber nichts nutzt.
In der zweiten Halbzeit jetzt Braunschweig von rechts nach links. Aufstellung ist unverändert und auch bei Dynamo Kiew habe ich bisher noch keine Auswechslung feststellen können. Breitner, sehr schön auf Merkhofer. Und Einwurf für Kiew. Konkov, der immer wieder treibt, einer der Besten in der Mannschaft der Ukrainer. Troschkin, Hebermann und Handschuh. Breitner. Bin gespannt auf einer der beiden Trainer, jetzt eine andere Marschorder gegeben hat. Aber zunächst beginnt das Spiel so, wie es in der ersten Halbzeit geendet hat, nämlich noch mit viel Unsicherheit. Jetzt Troschkin. Ja, das wäre fast ein Eigentor geworden. Und jetzt Popivoda. Frank ist mit vorne. Und 3-4 Kiewer. Popivoda alleine. Möglichkeit! Und geleasht. Für mich einwandfrei Elfmeter, aber der Schiedsrichter pfeift ihn nicht. Er stand näher dran. Die Wiederholung, schauen wir uns das an. Ja, für mich einwandfrei war das ein Strafstoß und George Conrad, der bisher so ausgezeichnet gepfiffen hat, entschied sich anders. Troschkin wieder. Noch eine Viertelstunde ist zu spielen und immer noch wartet man hier im Braunschweiger Stadion auf das erste Tor. Und die 35.000 hoffen natürlich, dass es eins für ihre Eintracht sein wird. Freistoß etwa 20 Meter vom Kiewer Tor entfernt. Und die vierte Ecke für Eintracht Braunschweig. Popivoda wird diese Ecke treten. Aber auch jetzt wieder nur 3-4 Braunschweiger Spieler am Strafraum von Kiew. Drei stehen in der Mitte der gegnerischen Hälfte und zwei an der Mittellinie. Kiew spielt jetzt offensiv. Das ist deutlich zu erkennen seit Onichenko. Einer der Flügelflitzer in die Mannschaft hineingekommen ist jetzt Oleg Blochin. Verwirrung am Braunschweiger Strafraum. Troschkin. Solche Kerzen sind sicherlich kein Zeichen taktischer Überlegenheit. Handschuh. Ja, es gibt Luft, Popivoda. Aber da ist Konkov da. Noch immer Popivoda. Frank kommt nach. Und da stehen vier Kiewer-Spieler bei ihm. Und Freistoß für Dynamo. Zurecht. Wolfgang Frank hatte die Ellbogen zur Hilfe genommen und das hatte Schiedsrichter Konrad sehr deutlich gesehen. Einwurf für Braunschweig. Dremmler. Popivoda. Frank. Und wieder waren 3-4 Kiewer Spieler direkt bei. Unglaublich,
woher die Ukrainer ihre läuferische Kraft hernehmen. Sie spielen voll durch. Sie sind mit 8 Leuten im Angriff und dann wieder alle Mann zurück im eigenen Strafraum, abseits. In dieser letzten Viertelstunde hat das Spiel nun doch noch einmal Farbe bekommen. Nicht zuletzt aber dadurch, dass Dynamo Kiew nun die taktisch einzig mögliche Version sucht, dass die Mannschaft stürmt, dass sie versucht, ein Tor zu erzielen, das ihr das Weiterkommen bescheren würde. Buryak und Onichenko sind hereingekommen, zwei Leute also, die Tore schießen können. Wieder Frank alleine auf weiter Flur, jetzt kommt Popivoda. Dann Buryak. Lochin mit Flügelwechsel, aber das ist von seinen Kameraden nicht verstanden worden. Außerdem war Hollmann wie stets in unmittelbarer Nachbarschaft. Breitner. Und Foul. Buryak war das. Gibt es natürlich Pfiffe. Wenn der Star hier direkt vor der Tribüne gelegt wird. Zemski. Dremler kommt nicht heran. Und Kurkowski. Onischenko. Noch einmal. Helbermann. Wieder Breitner. Borg. Der Schwede. Schick Popivoda. Merkova kommt hier links. Und Handschuh verpasst. Guter Ansatz. Leider dann in der Ausführung. Doch nicht sehr zweckvoll. Buryak. Er bringt noch mal Tempo ins Spiel. Und Troschkin. Ja, der Merkhofer ist schon ein Routinier. Macht das mit kühlem Kopf. Ja, Breitner hebt die Arme hoch. Wo soll ich denn noch hinspielen? Hier steht ja alle direkt bei euren Gegnern. Und jetzt hat er doch ein Loch gefunden. Hollmann. Merkhofer stände frei am linken Flügel. Aber er sucht Frank und der war abgeschirmt. Noch 9 Minuten Spielzeit verbleiben und immer noch 0:0. Achtung, wir bitten die Ordner, ihre Plätze einzunehmen. Und ja, die kurze Behandlung war erfolgreich. Troschkin ist wieder voll dabei. Jetzt Merkhoff, er geht immer häufiger mit nach vorne. Handschuh. Borg. Hollmann. Popivoda. Kein Foul. Freistoß für Dynamo Kiew. Das ist Trainer Lobanowski, Valery Volanowski, früherer Nationaltrainer der UdSSR. Wieder Merkhofer. Breitner. Frank und Breitner.
Eindrucksvoll ist das nicht. Und ich habe den Eindruck, die Braunschweiger spielen jetzt schon etwas auf Zeit. Da noch etwas mehr als 7 Minuten übrig bleiben, denn das 0:0 würde ihnen ja auskommen. Wieder Poppy Woda und Einwurf für Kiew. Troschken. Bojak. Merkhofer. Und jetzt gibt es Freistoß für Braunschweig. Der hätte man natürlich Vorteil pfeifen können. Das ist Branko Cevic, der sich jetzt gerade zurücklehnt. Das Gesicht noch voller Sorgen. Und die Braunschweiger Bank. Hebermann. Zemski. Merkhofer. Befreiungsschlacht, nennt man so etwas im Eishockey. Nach meiner Stoppuhr verbleiben jetzt noch 6 Minuten. Offenbar sind die Zuschauer keineswegs unzufrieden, dass sie hier keine Tore gesehen haben bis jetzt. Sie sind offenbar glücklich, wenn ihre Eintracht eine Runde weiterkommt und den Favoriten Dynamo Kiew ausschaltet. Poppy Woda. Merkhofer kommt hier. Ja, Eckball. Jeder hat jetzt 5 Eckbälle. Das zeigt, wie ausgeglichen dieses Spiel verlaufen ist. Und Paul Breitner geht gemächlichen Schrittes zur Eckfahne hin, um diesen Eckstoß auszuführen. Noch 5 Minuten. Abstoß. Onichenko, ein sehr schneller Mann. Berenoy, Blochin. Asseborg. Einwurf für Braunschweig. Poppy Woda auf Frank. Jetzt Breitner. Handschuh. Hebermann Sieger gegen Blochin. Noch 3,5 Minuten auf meiner Stoppuhr. Matvienko. Und das Stadion hallt wieder von den Rufen Eintracht, Eintracht. Und Dynamo Kiew greift jetzt an mit den letzten Kräften. Troschken Einwurf. Noch einmal Troschken. Boriak. Zemski. Breitner. Wieder Troschkin, der in der zweiten Halbzeit sehr stark geworden ist. Konkov ersetzt hat als Treiber im Mittelfeld. Wieder Bojak,
und Troschkin. Abwehrkampf der Eintracht jetzt. Wojak. Und Erleichterung, dass der Ball aus der Gefahrenzone weg ist. Noch zwei Minuten. Frank, ja. Einwurf Breitner. Hasseborg, sehr schön. Popivoda kämpft, aber es ist gepfiffen, Freistoß. Denn der sowjetische Verteidiger hatte gedrückt. In der Mitte der Kiewer Hälfte kommt dieser Freistoß jetzt. Und die letzte Minute ist soeben angelaufen. Breitner winkt seine Mannschaft nach vorne, aber die meisten sind an der Mittellinie. Onitschenko gegen Bremner. Noch einmal Dynamo Kiew. Wirft noch einmal Bloch hin nach vorne. Da ist Hollmann wieder da. Glänzendes Spiel von Rainer Hollmann. Zwei Tage vor seinem Geburtstag. Und Einwurf für Eintracht Braunschweig. Und noch 20 Sekunden zeigt meine Uhr. Und die Leute spüren förmlich im Stadion, das könnte reichen. Dieses 0:0. Und da ist der Schlusspfiff. Und 0:0 endet das Spiel. Kein Tor gefallen. Aber ein Jubelsturm zieht durch dieses Stadion, das zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder ausverkauft war heute. Man ist zufrieden. Die zweite Runde im Europapokal, im UEFA Cup ist geschafft. Eintracht Braunschweig hat Dynamo Kiew ausgeschaltet. Die Mannschaft, an der im vorigen Jahr der Titelverteidiger Bayern München im Europapokal der Landesmeister gescheitert ist und die dann erst an Borussia Mönchengladbach stolperte. Eintracht Braunschweig also in der zweiten Runde und nun hofft die Mannschaft natürlich am Freitag in Zürich auf ein gutes Los.